Nato in Basilicata con un debutto in prima nazionale, Dino Lopardo, l'attore e regista lucano, ha messo in scena per il Città delle 100 Scale Festival uno dei suoi monologhi sulla trilogia dell'odio, questo dedicato al bullismo. Grazie a Maria Napoli. Mario Rosso e Nicolas, idealmente nella corsia di una piscina, croce e delizia dei suoi sogni traditi. Dino Lopardo torna ad occuparsi di disagio, questa volta quello che il bullismo determina sia se lo si subisce sia se lo si pratica. In entrambi i casi si sviluppa una condotta aggressiva nel tentativo di affermare la propria identità. Nicolas voleva diventare un campione di nuoto, un'ossessione che lo porta non solo a seguire ogni tipo di gara, ma persino ad allenarsi nella sua vasca da bagno vuota, simulando tuffi e studiando i vari stili, anche se ha paura dell'acqua, fobia determinata da uno specifico evento. Mi sono fatto male la prima volta, in piscina. La messa in scena è strutturata come una partitura musicale, lo stile è tragicomico, caratterizzato dall'umorismo sarcastico di una personalità disturbata, solitaria, incapace di relazionarsi agli altri. Il monologo corposo è espresso a tratti in un linguaggio anche dialettale. E lì lo posiziona la terra. Torna nella drammaturgia di Lopardo il tema della famiglia disastrata, della maturità mai raggiunta, dei traumi non superati. Il monologo sarà parte di uno spettacolo unico con altri due monologhi, altri due personaggi, altre due storie.